Stiamo andando al cimitero di Potenza Picena a rendere omaggio alla tomba di padre Pietro Lavini, il muratore di Dio, che le mi è andato a trovare diverse volte e ci ha accolto sempre con amore e con benevolenza. Andiamo. Andiamo. Porto Potenza Picena. Provincia di Macerata. Sì. La chiesa del cimitero. Diretti verso la tomba di sì. Pietro Lavini. Il suo corpo riposa qui, ma l'anima è in cielo, perché sicuramente è andato direttamente in paradiso. Perché era un sant'uomo. Se non c'è andato lui, allora non vuole dire che non c'è speranza in Yeshua. È vero, è vero. Eccola qui. Eccola qui, all'interno della tomba dei tutti i frati cappuccini e dei frati minori. Eccola la tomba. Eccola, qui. Qui il servo di Dio, padre Pietro Lavini, riposa in pace. In pace qui sulla terra. Frati cappuccini e minori. L'altare, eccolo qua. Pietro Lavini. Padre Pietro. Ecco. Nato qui sulla terra il 7/7/1927, morto qui sulla terra il 9/8/2015, è nato in cielo. Padre Pietro, il muratore e il servo di Dio. Non serve nemmeno dire un eterno riposo a Padre Pietro, perché sicuramente lui è in paradiso. Quindi ci vuole un riposo, serve solo come suffragio per quelli del anime del purgatorio. Per lui ci vuole un gloria al Padre. Allora dimmi un gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E il suo fratello l'ha chiamato per andare in paradiso, perché è nato in cielo 10 giorni prima. No, 10 giorni prima di padre Pietro, padre Isidoro Lavini. L'ha chiamato in cielo.